E questa è una giornata particolare per Borgo Armata. Noi oggi qui a Borgo Armata abbiamo voluto creare un legame fisico, materiale fra il nostro borgo e il territorio da quale proviene il nome di questo borgo. E qui infatti abbiamo avuto anche la presenza, abbiamo la presenza del rappresentante del comune di Duino Aurisina, dove si trova il borgo, il Monte Ermata, che è stato luogo di battaglia della Prima Guerra Mondiale e di cui quest'anno, se non ricordo male, cade il novantennale della battaglia del 1917. Quindi noi con questo legame vogliamo, ha voluto lasciare qui a Borgo Armata alle nuove generazioni attraverso questo monumento che è alle mie spalle, che abbiamo inaugurato oggi, un ricordo perenne a testimonianza delle origini di Borgo Armata. Quindi oltre a questo ovviamente pensiamo di aprire anche un discorso con il comune in provincia di Trieste da cui proviene il Monte Armata. Per ora abbiamo, diciamo, sottratto una parte di quel territorio, una piccola parte di quel territorio, per portarlo qui al borgo e per far ricordare soprattutto alle nuove generazioni le origini di Borgo Armata. Il motivo della cerimonia è senza dubbio non dimenticare. Ecco, questo è stato il primo ponte, a questo va aggiunto un secondo, è quello di ricominciare da questa pietra, da questi nostri incontri, ricominciare soprattutto per i nostri ragazzi, per il nostro stesso futuro, ricominciare un'era nuova, un'era diversa da quella che abbiamo visto fino adesso, purtroppo da quella che hanno visto anche i nostri padri e i nostri nonni, in modo che i nostri giovani possano avere un domani, un futuro, soprattutto guardando all'orizzonte più chiaro possibile, più limpido possibile, sempre però guardando questa pietra che è stata messa qui proprio a ricordo perenne. L'amministrazione comunale di Terracina è ben lieta e soddisfatta di questa cerimonia che ha sottolineato ancora una volta lo spirito di solidarietà e di accoglienza di questo comune. In particolare la presenza del rappresentante del comune da dove è stato asportato una parte della roccia che sarà permanentemente a Borgo Armata a testimoniare appunto il legame di amicizia tra i due nostri comuni. Vuole essere un primo momento di quello che sarà sicuramente un futuro rapporto di amicizia e di solidarietà. Le premesse per un vero e proprio patto di amicizia o di vero gemellaggio che porterà a significare coloro che hanno bonificato questa pianura pontina, a significare coloro che hanno dato un contributo fondamentale a trasformare la palude in una zona fertile, in un'agricoltura fiorente. È con soddisfazione che oggi abbiamo sottolineato insieme questo momento. In particolare mi preme sottolineare il lavoro fatto dagli organizzatori, in particolare dall'amico Renato Ventoruzzo, che nel silenzio, come tanti amici, hanno creato le premesse per questa cerimonia. È un plauso che va fatto a loro ed è un modo per come tanti cittadini e tanti amici lavorano per costruire le basi della solidarietà. In questo senso noi opereremo per il futuro.